Bentornati su Warhammer Fisher Tech Channel. Come vedete sto proseguendo con la mia build. Questo video parte tu, video propriamente della build. E niente, adesso proseguiamo con l'assemblaggio del computer. Ok. Sì, il manuale dice di partire dalla motherboard, però io inizio dalle ventole. Perché inizio dalle ventole perché lo spazio non è moltissimo. Comunque qua la scatola dice che c'è il posto per due ventole davanti, o sbaglio? Front, ah no, davanti solo uno alla 120, davanti uno alla 120. Farò a fissare questa ventola a 120 davanti. Staccherò il pannello spazio. Anche di qua. È un po' tricky da sganciare. Vediamo come potete vedere tutto il cablaggio del front io e la ventola, cioè la piazzerei esattamente lì qua davanti, la piazzerei qua davanti perché soffiava già dentro, quindi così. Viti. Ecco, in questo caso utilizzerò due viti per ventola perché sono abbastanza. Aspettate, forse prima meglio fissare la drive, perché a questo punto se mettiamo la ventola davanti, effetti, la drive andrà nel medesimo posto, però dall'altra parte, quindi mettiamo prima la drive. Ora il drive lo mettiamo lì. Boh. Andiamo. Teoria qua è fatto per essere messo un hard drive. Sì. Come loro intendono. Ah, ok, per dritto. Per dritto con gli spinotti in avanti. Così. Che ha senso. E questo lo mettiamo dopo.
ci sta qua il PSU. Mettere qua, cioè dentro di te qua, non ci sta mica tanto qua il PSU. Che si mette la dischiera dentro qua il cazzo. No, è così, mettiamo. Lì la dentro. Poi l'hard disk in qualche maniera sottomettiamo. Tutto questo posto per mettere dentro è una volta che la motherboard sarà messa, non ci sarà più. Allora, come ne farò adesso? Di qua ce ne sta una. Sì, possiamo mettere tre di visto che balla un pochettino. Coperchio qua, stanno attenti i cavi. Ce l'ho però è shiny. Perfetto, vai, spariamo il ventre, queste che tirano fuori, le mettiamo così. Questo nero da qua, mettiamo questo bianco qua, si vede di meno.
messo al contrario. Si sente questo lavoro con la motherboard dentro. Siamo qua, ci sono un po' di fili, facciamo girare lì, se teniamo qua. Ok, quindi mo abbiamo detto mettiamo l'hard disk. Loro dicono di metterlo così. Sono curioso. Ci sono manco dove ti combaci. Ah no, eccole qua. Allora ti prima tutto per così. Che cazzo sono i buchi? Viti dall'hard disk. Una vite dell'hard disk è andata, la seconda vite dell'hard disk è qua, ci insegnerà di più due, quindi
Ok. Quindi ancora due viti. Uno. Però dai. Ripassare una volta codaci più PCLE, dobbiamo farlo passare per forza. Ci vedete? Poi facciamo passare il molex. Facciamo passare la CPU, no? Teniamo qua, così. Questo è un altro SATA. Facciamo passare qua. E poi c'è il Big One. Sapete cosa non c'era dentro la confezione del computer? Neanche un cavo dell'hard disk. Non c'è. E anche il nostro PSU è dentro. Se il cavo è abbastanza lungo, no, lo dubito.
Ma io, questa piccola. Che cazzo dovrà attaccarla? Non ha neanche quanto. Lì va sempre. Va dentro qua. Interessante. Non ha nessun tipo di gestione PWM, visto che software. Ok. Bene. Io direi. Dentro abbiamo pezzato tutto, pezziamo la madre qua. Metto in pausa un attimo perché devo svitare il Fox. So, here we have Fox. Now I'm gonna place the board. Gently. Che ha proprio lo screws realigned. That's not the correct screw. The correct screw is there's one old screw. So we take one, already placed it, two, three, four. Pretty tight in there. Last screw.
There we have it. So here on the top, it's pretty tight. Okay, so let's place the fan. Oh Jesus, we have to check if the lens closes or what. Cooler is messy. Yeah, I would say that it's tight, yeah, it's fine, super fine, Jesus, like 1 millimeter, it's funny. So, okay, let's see, cable management on the CPU connector, it's impossible. It's good. So this is connected. I have to connect the fan. So I'm gonna clean some the fan.
sunshine. There was still I didn't peel off the thing. So here we have it. I'm gonna do like this. Gonna first connect it. So I need a zip tie, tiny one. Okay. Sono un po' di zac zac. Perfetto. Ci piazziamo. Innanzitutto qua ci serve qualcosa di cavettaggio. Dritto, dritto. Sta un po' rigidino. Thank you.
Io avevo un SATA tipo capangolo. Scherzo. Sì, perché poi salta lì, è proprio brutto, è così. In più, minchia, durissimo. Però questa qua è andata. Così. L'SSD. Tutto qua dobbiamo far passare qua. Ok.
piazzare la scheda video, secondo me. Posso piazzare prima il cavo dell'alimentazione. Ok, ci vedete poco un cazzo, c'è anche un'altra luce. Meglio, inizia a essere buio. Allora, prima di montare la scheda video, intanto, piazzare le ventole, quindi quelle di troppo posto, e sistemare quella davanti, che la colleghiamo quella là, poi quelle due lì che le colleghiamo a quello lì. Perfetto. Quindi questa la mandiamo qua. Qua attacchiamo questo. Questo va adattato come al solito.
questa e questa. Questa va così. Quello sopra, quello sotto, primi due. Il ragazzo vuole abbastanza strettino. E tra le altre cose, la scheda video tocca
dove? Oh, sembrerebbe che sia dentro, magari. Non tocca neanche proprio di un millimetro. Ok. Ora dove siamo dentro?
super tricky fox. This thing is driving me crazy. I'm gonna use a tweezer, some light, and I'm gonna be calm. I need something really long and sharp. Long and sharp. And then I'm tired, I'm gonna have a break. Thank you.
Jesus. That was something. So now some plugging. So that's connected. Now there's all this front IO to fix. So first things first. USB audio. So audio is there. Audio is there.
Quindi il tiro è per la... Il tiro è per il Bluetooth. Che è lì? Ok, quindi l'antenna. Ok. .0 Era tutto il filame dell'accensione. Visto che c'era lo schema qua, mica troppo schema, mica troppo Paola. Siamo su internet, così facciamo prima. Tre, quattro, due, quattro, quindi
4 power. Do 4 power. Dopo abbiamo power led. Power switch 6 volt. Così. Poi power switch così, RTT LED più all'esterno. Ok, ragazzi, testiamo. Adesso parte. CPU thing is not connected. Ok, vai dentro, vediamo che succede. Vediamo. Niente. Devo aver sbagliato la posizione. So the PC starts. Just I forgot the RGB.
Pretty wicked. There's just some sound from the front. From the front fan. Oh, it's good. It's fine. Thank you for staying tuned. And see you the next time. Bye.